Buonasera, ho il piacere e l'onore di salutarvi come presidente della Scuola di Musica Intercomunale Carlo e Guglielmo Andreoli proprio dagli spazi della scuola. Forse sentirete un po' il suono delle note dei ragazzi che stanno provando. E sono proprio spazi che risuonano di quei sorrisi, di quelle ansie che sono legate alle prove, alle loro performances. Quindi è davvero vita vissuta attraverso la musica. E proprio questa atmosfera vorremmo vi giungesse insieme alla serie di concerti e di pièce che adesso vi proporremo. La programmazione prevede sostanzialmente una serie di saggi e anche due importanti concerti che in qualche modo rappresentano la varietà dell'impegno dei nostri ragazzi, dei vari gruppi che compongono la scuola di musica, e quindi avrete veramente da sbizzarrirvi e anche da divertirvi, perché sono davvero molto lieti, sono molto belli, alcuni di essi anche natalizi e quindi allieteranno le nostre case. Nel congedarmi da voi, ma è solo un arrivederci, volevo ringraziare a nome di tutta la scuola il comune di Mirandola, perché col sito della biblioteca ci ha reso possibile questa operazione, e la Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola, che da sempre ci accompagna e ci sostiene nelle nostre attività, proprio per averci accompagnato a fornirvi, a mettere a disposizione di tutte le nostre case, di tutte le nostre famiglie, la gioia della musica, la condivisione. Quindi anche a distanza potremo essere insieme. Buon Natale! Questa sera ascolterete un concerto di assoluto valore. È il risultato di un lavoro costante, continuo nel tempo, attraverso il quale la Fondazione Scuola di Musica Carlo e Guglielmo Andreoli ha modulato la propria offerta formativa a nuovi contesti inediti e mutevoli legati alla situazione che stiamo attraversando. E ha sperimentato anche nuovi contesti comunicativi, si è cimentata con proposte innovative, dai contenuti alti, con contaminazioni di carattere culturale, storico, artistico e anche letterario, quindi facendo dialogare tra di loro vari linguaggi e anche i protagonisti della nostra storia e della nostra cultura. In un contenitore particolarmente prezioso, quale il Teatro di Ravenna, la John Lennon ha accompagnato il professor Patrizio Bianchi, eccellente melomane ed è professore emerito di storia dell'economia, che ci presenta la storia di Giuseppe Verdi legato alla storia nazionale e a tutte le implicazioni musicali che tale storia comporta. Che dire, un'offerta davvero interessante, perché noi sappiamo che, e ce lo diciamo e lo condividiamo, che la sfida a sostenere le nuove generazioni europee, spesso oggi si sente parlare di Next Generation EU, no, dell'Unione Europea, è proprio questa, l'inclusione. È la formazione, è la cultura, è la socialità, ma anche l'innovazione e la sperimentazione. Un piccolo saggio di questo abbiamo cercato di fornirvelo. In una parola, cerchiamo di tenere aperta insieme la porta verso il futuro. Che cosa facciamo oggi? Oggi facciamo un concertone più un raccontone. Il raccontone è un raccontone su Giuseppe Verdi. La musica di Verdi è quella che poi ha dato struttura e forma a questo paese. Lui era un ragazzotto della campagna, proprio, sai, quella campagna vicino al fiume. Andava a scuola con la braghina corta, però insomma doveva lavorare. Allora, noi vi raccontiamo tutta questa storia. Voi la prendete come una storia, ed è una storia che però serve da impalcatura al motivo vero per cui siamo in questo teatro, che è la musica. La musica. Eccolo qua. Ma io però che guardo questa orchestra qua mi emoziono, perché poi noi siamo stati anche in giro per il mondo con questa orchestra, eh? E ci siamo divertiti da matti. Allora, il maestro è Mirko Gesù. Ciao. È cattivissimo.
non è dello stesso. No, no, lui è cattivissimo. Perché i direttori d'orchestra devono essere cattivissimi, perché sono quelli che tengono loro. Allora, maestro, noi cominciamo. Con cosa cominciamo? Con la Sinfonia del Nabucco. Cominciamo con la Sinfonia del Nabucco, che è proprio il luogo massimo e storico di tutta la musica italiana. Allora, qui comincia la Sinfonia del Nabucco e dopo cominciamo il nostro racconto, come cominciano tutti i racconti. C'era una volta, once upon a time, direbbe in inglese. Come si dice anche la bene, no? Once upon a time. Va bene. Thank you.
Verdi. Verdi è stato un grandissimo musicista, eh? Certo che ce ne sono stati degli altri prima. Pensate all'immenso, gigantesco Mozart ha preso il 700. Facciamo così. Ha preso il 700, lo ha svuotato dentro, l'ha messo anche il ridicolo e ha di fatto chiuso un'epoca. Ha chiuso un'epoca portando al di là dell'epoca stessa. Poi c'è stato Beethoven, che è campato a cavallo dei due secoli, del 700 e dell'800. E poi invece c'è l'Ottocento. Nell'Ottocento abbiamo due grandissimi, uno in Italia e uno in Germania. Da una parte abbiamo Verdi, il nostro Verdi, nostro, è proprio la bassa emiliana, e dall'altra parte abbiamo Dante. E loro due sono, beh, guardate, sono state le levatrici delle nazioni, cioè hanno tirato fuori questa idea di una nazione, ma gli hanno dato un senso, perché una nazione senza un senso in realtà è un vincolo. Una nazione senza un senso è qualcosa di vuoto. Ecco, loro hanno dato un senso alla nazione. Lui nasce nel 1813 e nasce, pensate, lo registrano nel suo paesino che si chiamava Le Roncole di Musetto, un posto piccolo che non c'è neanche sulle mappe di Google. Lo registrano come francese, Joseph Verdi, perché in quell'epoca tutto quel territorio lì era ancora governato dai francesi, perché era passato Napoleone. Napoleone era arrivato con le bandiere della rivoluzione e poi, come molte rivoluzioni, era finita da un'altra parte. Addirittura era stato nominato imperatore. Però aveva portato delle cose nuove. Beh, aveva portato una cosa, ad esempio, le armate napoleoniche erano arrivate in Italia con una cosa che prima non c'era, erano arrivati con la banda. La banda non è un'orchestra, perché voi lo vedete, non ci sono i violini qua, ad esempio. I violini vengono dopo, c'erano, ma arrivano le bande con le trombe, i tromboni, con i tamburi, con il rullante. Fai sentire il rullante. Esatto. Sentite come arrivano i soldati. E quindi portano la musica a casa di tutti. Questo è stato un grande, fantastico evento. Prima la musica si faceva con i violini dentro le corti, si faceva dal conte D e dalla baronessa D. Con le bande la musica arriva dappertutto. E dappertutto cominciano a nascere delle bande. E il piccolo Verdi, che era un ragazzo, come posso dire, era un ragazzo bravo, però era un ragazzo un po' selvatico. In realtà comincia a imparare. In quell'epoca in Italia, e non solo, andava per la maggiore un grandissimo musicista che si chiamava Gioacchino Rossini, che faceva della musica straordinaria, faceva della musica tutta spumeggiante. Ad esempio, un'opera che andava alla grande si chiamava Tancredi. Adesso vi facciamo sentire la sinfonia dal Tancredi. Mettetelo nelle orecchie, perché poi sentite la differenza con Verdi. Maestro, posso cominciare? Puoi andare. Hai visto? Rossini, questo è un teatro fantastico, grazie. Questo è un po' decaduto. Una volta gli attori avevano il microfono, ragazzi, parlavano la voce, a mani. Allora, Tancredi, Rossini. Thank you.
abbracciato il ciclo Verdi 1813. In quest'area arriva Napoleone, cambiano, ci sono della gente nuova, non soltanto i conti, i marchesi, ci sono anche i borghesi che credono, i mercati che fanno soldi. Ma Napoleone nel 15 viene sconfitto, fanno il congresso a Vienna e tutto sembra tornare da capo. Tornano i vecchi baroni, i vecchi marchesi, torna la vecchia gente, insomma. Ma insomma, e comunque nel piccolo paese si riaggiusta. Lui cresce, suo babbo ha un'osteria, quindi proprio gente di campagna, e gli regalano una spinetta di seconda mano. Cos'è una spinetta? Una spinetta è una specie di pianole che adesso sono elettriche, una volta forse erano così a manovella, insomma, una tastiera su cui comincia a fare. Lui comincia a studiare ed è un ragazzo molto conscio di sé, non è uno che lo metti così come le bambole sui denti una volta. Lì c'è una storia famosa, una storia molto carina, che adesso vi racconto, ma la racconta lui stesso in una biografia non autorizzata. Lui è un ragazzino, cosa età, e faceva il chierichetto. Il chierichetto adesso vi spiego che cos'è. Una volta il prete diceva messa e c'era un ragazzino che lo serviva, portava le ampolline con tutta la vestina. Il prete sull'altare che sta facendo, un certo Don Masini, lui lo chiama, corre con la vestina, inciampa nella vestina, cade per terra, gli cadono le ampolline. Don Masini si ferma e gli dà un calcio. Che potete immaginare di fronte a tutti. Il piccolo Verdi si alza e dice in dialetto: che Dio ti mandi una seta, che Dio ti mandi un fulmine. Vi potete immaginare l'effetto che ha avuto. L'effetto più forte è che poi viene l'estate, durante l'estate c'è un temporale. C'è un temporale e un fulmine entra in chiesa e incenerisce Don Masino, che diventa tutto nero. Stava tirando il tabacco, diventa tutto nero con il suo tabacco. Tre preti e sette chiese si sono stati via quella volta. Allora lì Verdi capisce che il suo Dio è un Dio vendicativo. E uno dei grandi perni in tutta l'opera di Verdi sarà sempre questo richiamo al Dio vendicatore. Deve capire anche che deve stare attento quando parla, perché se manda una seta uno poi gli arriva sul serio. Penso, ma lui cresce, è il pupillo di tutti, trova un mercante di vini, che è quello che vendeva il vino a suo babbo, un certo Barezzi, che capisce che è un bravo ragazzo, lo tira su, se lo prende in casa, nel senso che poi la figlia di Barezzi sposa Verdi, o meglio Verdi sposa la figlia di Barezzi, nella Bassa è considerato la star della Bassa, e allora lo mandano all'estero a studiare e lo mandano a Milano, perché in quell'epoca rispetto a Parma, Milano era già un altro posto. Lo mandano a Milano a studiare e a fare gli esami. Non è più piccolo, lui ha studiato da Perugia, ha studiato con il prete, è un autodidatta, arriva al Conservatorio di Milano. Come si chiama oggi il Conservatorio di Milano, ragazzi? Bene, quel conservatorio lì lo boccia. Pensate la figura. Il conservatorio che oggi porta il suo nome lo ha bocciato perché ha detto che aveva le mani troppo grandi, non poteva fare il pianista. Perché è uno che si era fatto da solo, era uno di campagna. E poi insomma era un selvatico, non stava dentro le regole. Poi lui, cioè gli amici di Busseto riescono a montarsi una roba e gli fanno fare un debutto, gli fanno scrivere un'opera che si chiama Oberto Conte di San Bonifacio. Oh, è un'opera, si sente che è ancora dentro a tutta l'epoca, cioè c'è un pezzettino di Donizetti, un pezzettino di Bellini, c'è tutto dentro, si sente che è la sua prima prova. Comunque lo mettono in scena alla Scala e ha
un buon successo fanno 7 repliche, perché allora gli autori erano pagati a replica, non c'erano i diritti d'autore. Tu facevi una serie, ti pagavano una serie, facevi 7 serie, ti pagavano 7 serie, facevi 100 repliche, ti pagavano 100 repliche. Insomma, per essere un'opera prima, 7 repliche non è male. I teatri una volta non erano i teatri. I teatri erano una specie di sale che erano aperte dal pomeriggio fino alla sera. La cosa più importante del teatro era il foyer, dove la gente andava a giocare. Quindi il foyer faceva da luogo di ritrovo della borghesia, dell'aristocrazia, e poi c'era anche la sala. E lui in quella sala fa la sua prima opera. Facciamo sentire la sinfonia, la prima sinfonia che lui sentì, Oberto Conte di San Bonifacio. Dai. Thank you.
sembra che tutto stia andando bene. Ha fatto la sua prima opera, ha fatto 7 repliche, quindi cominciava a avere anche un po' i soldini. Gli danno da fare una seconda opera, che però è un'opera buffa. Oh, grazie. Un'opera buffa. Perché in quell'epoca lì un buon autore doveva fare di tutto, come un buon falegname. E fa una roba che si chiama Un giorno di regno, una roba come tanto. Sono ragazzi che ogni tanto gira male, si mette male perché fa, deve scrivere un'opera buffa e gli succede una cosa terribile. Prima gli muore il bambino, aveva un maschio, gli muore, poi gli muore la femmina, poi gli muore la moglie, pensa a te, e deve scrivere un'opera buffa. Può saltare fuori un'opera buffa? Sì o no? No, e infatti va malissimo, va malissimo. E in più lui si trova a Milano, che è un posto che non gli piaceva, e si sente perduto, solo, perduto e abbandonato in questo popoloso deserto che è Milano. E comincia da giù anche di testa, pensa di abbandonare tutto, va malissimo, ha quasi 30 anni, che in quell'epoca lì era, voleva dire che se non avevi ancora fatto un minimo di successo a 30 anni eri sulla porta di uscita. E poi il caso gira ancora, perché ragazzi la vita è fatta così, bisogna anche tenere tanto delle situazioni che mi sembrano tutte contro. Insomma, lui la tiene e il sovrintendente della Scala gli dà un testo che era già stato rifiutato da quattro maestri, cioè un testo di quinta mano, pensate. Era un testo un po' balordo, perché era un testo che parlava di schiavitù, non parlava di grandi eroi. L'interprete principale di quest'opera sono gli schiavi ebrei in Babilonia, e l'opera parla di un capo, di un re che ogni tanto dà giù di testa e pensa di essere Dio. Ogni tanto succede ai capi, ogni tanto succede ai capi di dire anche delle sciocchezze, cioè di pensare di essere diventati Dio. Ma il Dio degli ebrei è il Dio di Don Masini, è un Dio vendicatore. Tant'è vero che all'interno di quest'opera, quando Nabucco si alza in piedi e dice non sono più re, sono Dio, il Dio vero gli manda una saetta che lo incenerisce come aveva incenerito Don Masini, tutto nero a più. E all'interno di quest'opera, che appunto si chiamava Nabucodonosor, quindi essendo Luca il caso lo chiamava Nabucco, succede questo, che c'è un coro, è un coro meraviglioso che si chiama Va Pensiero, e dice sono gli schiavi che cantano e dicono va pensiero sull'arido arabio, non possono avere altro che il pensiero perché sono in schiavitù. E poi mentre sono in schiavitù pensano alla patria perduta. Patria mia, si bella è perduta. Siamo negli anni 40, siamo nel 1841, la polizia austriaca è dappertutto, comincia a girare l'idea di un'Italia che può essere anche diversa da quella pacottiglia di stati che era fino a quel momento. Si comincia a pensare che si può avere un paese diverso, ma era una patria perduta, non c'era la patria. E allora quando suonano questo inno, è semplice dal punto di vista musicale, perché è una nebbia. Questa patria perduta infiamma Milano. Dice, sentite che poi a un certo punto va sulla la musica, e dice una frase io vi prego di tenere in mente perché poi ne parliamo alla fine. Dice una frase di questo tipo: arpa d'oro dei fatidici dati perché muta da salce pelli. L'arpa d'oro è uno di questi strumenti qua, e dice perché gli strumenti sono attaccati a un albero, per giunta a un albero da cimitero come il salce, perché gli schiavi dicono che i loro strumenti sono muti e tacciono. Lo diciamo alla fine, ve lo racconto alla fine, perché intanto ascoltiamo.
potete immaginare, Nabucco è un successo travolgente, anche perché tutti a Milano in quel momento cantano la 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 nelle strade, e la polizia usciva e poi diceva nein, nein, dico la 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 la. Spesso lui ormai ha trovato la sua chiave, ha trovato una chiave del suo rapporto, che è questa della frase perduta, questa per riuscire a tartanzare tutti. E in 10 anni fa 10 opere, quindi lavoro con un matto. A metà di questa corsa lui incontra un'altra rivoluzione, che nasce in Francia come tutte le rivoluzioni, che si chiama la rivoluzione di Hernani. Victor Hugo fa una grande rivoluzione nella letteratura, comincia a scrivere l'idea che l'interprete principale di queste opere deve essere un disperato. Victor Hugo scrive Notre Dame de Paris, dove il tifone diventa il termine principale, e l'idea di fondo, l'idea molto forte, cioè l'idea che anche nel più disperato delle persone dentro c'è un uomo, c'è una persona umana che ha un diritto, è la scoperta dell'individualità. Guarda, è una grandissima scoperta che c'è nell'Ottocento. Le nazioni sono fatte di individui e la libertà si misura dall'ultimo, non dal primo. Guarda, è questo un pensiero che in realtà dovrebbe essere forte anche oggi, che è dall'ultimo che si misura la libertà, non dal primo. E lei mette in scena questo, mette in scena l'umanità che non è quella delle regine, non è neanche quella dei dei pallidi della musica barocca, ma è una umanità che si misura dai disperati, disperato, che è senza speranza. E allora lui mette su 3 opere che sono una meglio dell'altra. La prima si chiama Rigoletto. E Rigoletto è la storia di un buffone di corte che è proprio una personaggia, perché fa anche il delatore. Ma lui dimostra che lì, anche in quella personaggia lì, c'è dentro una persona, c'è dentro un uomo, c'è dentro un padre. Poi la fa ancora più provocatoria, perché vedete, noi vediamo sempre Verdi come tutto infalutato, uomini con le fascettone, con i capelli grandi, i capelli. E dall'altra parte il signore sempre tutte in dubbio, tutte. Lui è stato un grande provocatore nella sua epoca. La seconda opera, l'interprete principale, Elmo Zingaro. Lui ha sempre avuto questa passione, no? Per gli estremi. Lo Zingaro che però è il buono. E il conte di Luna che è il cattivo, cioè inverte le parti. Però l'eroe, più eroe che non ce n'è un altro, siamo nella metà dell'Ottocento, siamo nel 1853, il suo uomo d'onore è una donna senza onore. È una donna che fa la traviata, che faceva la prostituta che vestiva la donna, perché traviata vuol dire questo in italiano. Ecco, dimostra che quella donna lì aveva più onore di tutti gli ometti che aveva d'attorno. E d'attorno aveva il capo di lui, che era un uomo che aveva la testa e il cuore da un'altra parte, per l'onore era disposto a uccidere chiunque, e c'era lui, il Goffredo, per la quale lei perde tutto, e lui in testa non c'è mai. Dov'è Alfredo? Dov'è andato Alfredino? Lei è lì che si sta sacrificando, sta distruggendo la sua vita. Amami Alfredo. E Alfredo dov'è? Sta giocando alla PlayStation, sta guardando la televisione, l'ultima partita su Sky. È da un'altra parte, non c'è mai Alfredino. Alfredino di testa non c'è mai. Lei è più grande di lui, è sempre più grande di lui. È più grande di lui, è più grande di suo suocero, è più grande di tutta la gente che ha attorno. Questa è la grandezza di Verdi. Prendi l'ultimo dei disperati, una prostituta, e la fa diventare un grande eroe. E
quando lei muore perduta, sola, perduta e abbandonata in questo popoloso deserto, pensate alla bellezza della frase, il popoloso deserto, quando ci si sente soli in mezzo ad una metropoli, abbandonata da tutti, lei dedica a lei una marcia funebre che è quella di Isotta, è il massimo dell'eroismo, è il canto d'amore. Questo è vero. Noi vediamo Verdi oggi sempre invalutato un monumento. No, Verdi era un grande provocatore. Ed era uno straordinario provocatore perché riusciva a mettere in evidenza questo dato che ancora oggi facciamo fatica a capire. Dentro la faccia di ognuno, a prescindere dal colore della faccia, c'è un uomo, c'è una donna, c'è una persona. Come facciamo a farlo capire una cosa così? Che è una verità, una delle verità fondamentali del vivere insieme, che è il rispetto degli altri. Fammi sentire il pezzo solo per l'auto da Traviata. La marcia funebre di Fabio di Traviata le traviamo a tutti coloro che in questo paese si sentono esclusi e vengono esclusi. Thank you.
facendo un salto, tutti che abbiamo il leve ascolto di Italiano, è la canzone Il fondo di notte di amore di Italiano. L'altro grande interprete dell'opera per Oliverti è Il popolo. Qua fatemi fare una riflessione. Oggi il popolo è una parola che è tornata di moda, di cui tutti si riempiono la bocca. Popolo, popolo, popolo. L'istoria è che il popolo non è una costata qualsiasi di gente unita dall'odio, ma è un'entità unita da passioni comuni, da valori comuni, da anche amori comuni, da passioni di libertà, non di esclusione. E questa è l'altra cosa vera del Verdi di quest'epoca, del Verdi della sua prima maturità, che poi ha avuto come tutti più maturità. E questa cosa avviene nel momento in cui lui prende la passione e le fa da una parte la passione degli individui e dall'altra parte però la fa anche la passione di un insieme di persone che si individua come popolo. Guardate che sulla parola popolo bisogna rifletterci, ragazzi, pensateci, perché è troppo facile dire un popolo è quello lì e voi fuori. Guarda, una volta si poteva pensare che un popolo era un popolo perché siamo tutti nati nello stesso posto, però si chiudevano le porte in modo da lasciare fuori tutti quelli che non erano come noi. In base a questo principio sono state fatte delle cose inenarrabili nel Novecento. Il 27 di gennaio è il giorno della memoria, il giorno dell'Olocausto. Pensate che il Novecento si comincia con la strage degli armeni, di cui si parla di meno, perché è stato un altro Olocausto, per cui per confermare la nazione turca hanno fisicamente massacrato quelli che non erano turchi. Pensate alla tragedia di questa idea di un popolo che diventa un'arma contro gli altri. Il popolo oggi è, io credo, non è né perché sono nato lì o perché mio babbo era, parlava la mia lingua, ma è per scelta. In America si dice by choice. Da parte di un popolo, tutti coloro che accettano di condividere gli stessi valori. Però devono essere valori grandi, devono essere valori che contengono un contenuto di amore, non di odio. Troppo facile fare un'idea di popolo che esclude. E lui qua lo mette insieme, e mette insieme le due cose. C'è un'opera che si chiama Hernani, che lui prende proprio da Victor Hugo, dove l'idea principale è anche in questo caso disperato, che poi recuperiamo alla fine che non era disperato ma era il capo della resistenza, diciamo. E dall'altra parte il cattivo è addirittura l'imperatore, l'imperatore di Spagna. E a un certo punto c'è un coro che si chiama Risvegli il leone di Castiglia. In Italia in quell'epoca il leone di Castiglia era l'Italia, che però doveva trovare un popolo, perché altrimenti i paesi sono veramente soltanto espressioni geografiche. Non sono espressioni geografiche per un paese, ma sono le persone che vanno a vivere insieme in casa. Si risveglia il leone di Castiglia. Thank you.
siamo già arrivati comunque alla fase del Risorgimento, dove in realtà abbiamo nella verità delle cose degli eroi, che più eroi non possono essere. Pensate a Garibaldi. Garibaldi innanzitutto è bello, è biondo, veste una maniera un po' strana, è vero, però è su un cavallo bianco, quindi nell'immaginario è l'eroe. D'altra parte, volete un'eroina, pensate alla ditta. La ditta Garibaldi che scappa e viene a morire qui vicino alla vera e giù alla Priole. Come volete una vita più tragica di questa? Parlo d'Italia, l'Italia non è che faccia tutti contenti, perché dopo la fase eroica abbiamo stabilito che abbiamo fatto la fase eroica e gli eroi li andiamo a casa e torna una burocrazia che non è tanto meglio di quella di prima, torna un esercito che non è tanto quello di prima, e qua a Verdi succede una cosa straordinaria, ragazzi, perché gli artisti sono quelli che riescono a capire le cose prima degli altri. Cioè, l'artista vero gioca di anticipo, per questo è sempre fuori luogo, perché gioca di anticipo. E se da Nabucco fino a Traviata lui aveva costruito l'eroe romantico, da quel momento lì poi comincia a smontare. Fa la forza del destino per lo zar di Russia, addirittura. Poi fa Don Carlo, con cui apre un altro grande teatro, poi fa Aida, e intanto cosa fa il paese? Un paese che era spaccatissimo, cioè non è che c'era fame soltanto nel sud, anche qui dalla nostra parte c'era una fame da bestia. La gente che andava a votare era l'1% della popolazione, però comincia l'epoca del Tazzo. E di fatto il nuovo paese danza, ed è un paese che si è sempre più lontano dal suo popolo. Thank you.
la grandezza di Verdi è che fa della musica, cioè la sonata dalla filarmonica della Scala, da questa splendida banda giovanile e anche da un organino in piazza. Lui in quest'epoca viene considerato come un monumento, però come tutti i monumenti viene messo lì, perché ci sono già dei giovinotti che pensano che è epoca, scusa di un'altra epoca, bisogna andare verso la musica tedesca. Ma invece lui continua a fare delle robe nuove, continua a fare delle robe nuove, delle robe sempre nuove. Le fa molto più lente di una volta, no? Però quando escono le sue opere dette nuove. Quando esce Otello, la gente non si aspetta per uno shock, comincia con una bufera e finisce con la distruzione dell'eroe. L'eroe viene di fatto smontato in tutto. E lui finisce con Falstaff, è riuscito a tornare da vecchio, a misurarsi con Shakespeare. E alla fine lui finisce con una cosa, che dice, ma sì, insomma, io ho passato tutto il secolo. Lui muore nel 1901, passa tutto l'Ottocento. Prima abbiamo costruito il senso di un secolo, abbiamo costruito il senso di una nazione, abbiamo costruito l'eroe, poi l'abbiamo smontato, ma tutto il mondo è vuoto. Per lui stesso per la distanza da tutto, tutto il mondo è vuoto, ragazzi. Però dobbiamo chiudere con una cosa di Verdi prima di farvi uno dei pezzi più famosi di Verdi, della Marcia Trofa della Ida. Torniate indietro, ragazzi, un attimino alle cose che abbiamo detto prima. Nella Nabucco c'è questa frase quando lui va su, no? Alta donna è stata in città. Cosa vuol dire quella frase? Quella frase lì vuol dire questo. Che gli schiavi dicono che non hanno la possibilità di avere il loro strumento, la loro cultura. Gli schiavi non hanno la loro cultura. Ripeto, una orecchia degli altri. Se volete essere liberi dovete avere una vostra cultura. Dovete saper usare il vostro strumento. Dovete pensare con la vostra testa. Questo dice, la libertà è la libertà degli ultimi che si esprimono nella capacità di ognuno di noi di avere una propria cultura, di costruire una propria cultura. Questo è quello che ci insegna questo vecchio maestro e questo vecchio professore. Che coppia! Marcia della Ida è una delle ultime volte che parlo a tutti, quindi grazie ragazzi, anche con voi e a tutte le ragazze del Teatro Magno.